Una voce che attraversa le generazioni, celebrando Riccardo Cocciante. Riccardo Cocciante, un nome che è sinonimo di musica italiana. La sua voce, piena di passione e profondità, ha emozionato intere generazioni. Recentemente ha onorato Radio Verona con la sua presenza, condividendo preziosi aneddoti del suo incredibile percorso. Il suo concerto all'Arena di Verona è la prova del suo retaggio senza tempo. È la celebrazione dei 50 anni di Anima, un album che ha conquistato il cuore di milioni di persone e continua ad ispirare. La musica di Cocciante trascende i confini, parla all'anima, evocando emozioni universali, amore, perdita, speranza e la ricerca di un senso. Sono questi i temi che risuonano profondamente nelle sue opere. L'Arena di Verona, intrisa di storia, farà da cornice perfetta a questo evento memorabile. Verona aspetta. Una notte dedicata ad Anima. Segnatevi questa data. Il 29 settembre è una data che gli amanti della musica non vorranno perdere. L'Arena di Verona vibrerà al suono di Anima. Quest'album iconico, pubblicato 50 anni fa, è diventata la colonna sonora di una generazione. La voce suggestiva di Cocciante, unita a testi potenti, ha creato una magia musicale senza eguali. Sarà una notte per rivivere i ricordi, per cantare insieme melodie familiari. Anima è più di un album, è un arazzo di emozioni intessute in ogni canzone. La capacità di Cocciante di connettersi con il suo pubblico è ineguagliabile. Vi invita a sentire ogni nota, ogni parola. Questo concerto è la dimostrazione della capacità della musica di trascendere il tempo. Anima, l'album che ha toccato il cuore. 1. L'anno in cui è uscito Anima. Quest'album non era solo una raccolta di canzoni, era una dichiarazione. Cocciante ha riversato il suo cuore e la sua anima in ogni traccia. Il risultato? Un capolavoro che ha profondamente toccato gli ascoltatori. Bella senza anima, quando finisce un amore. Queste canzoni sono diventate inni. Hanno parlato delle complessità dell'amore, del crepacuore e della speranza. La voce di Cocciante, cruda ed emotiva, ha dato vita a queste storie. Il concerto all'Arena di Verona è un'opportunità per rivivere questi classici sotto una nuova luce, per riscoprire la magia che è Anima. Echi di Notre-Dame de Paris, un trionfo impresso nella memoria. L'Arena di Verona è stata testimone di innumerevoli spettacoli, ma pochi hanno lasciato il segno come Notre-Dame de Paris. Questo capolavoro operistico, con musiche composte da Cocciante, ha affascinato il pubblico. Il suo successo è stato senza precedenti, con spettacoli sold out che sono diventati la norma. Cocciante ha messo il cuore nella partitura. La musica, un connubio di contemporaneo e classico, ha dato vita al romanzo di Victor Hugo. I temi dell'amore, della nostalgia e dell'ingiustizia sociale sono risuonati profondamente nel pubblico. L'Arena di Verona, con la sua imponenza e la sua storia, è diventata lo scenario perfetto per questa epica storia. Oltre lo spettacolo, il cuore di Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris non è stato solo una festa per gli occhi. È stata una storia che ha toccato temi universali. Immigrazione, esclusione sociale, la situazione dei marginalizzati. Queste problematiche sono state intrecciate nella narrazione. Cocciante, attraverso la sua musica, ha dato voce a chi non ha voce.
Quasimodo, il campanaro, è diventato il simbolo di tutti coloro che sono emarginati dalla società. Il suo desiderio di accettazione, di amore, è risuonato profondamente nel pubblico. L'opera, pur essendo ambientata nella Parigi del XV secolo, era uno specchio della società contemporanea. Ha sfidato il pubblico a confrontarsi con i pregiudizi e ad abbracciare la compassione. Intramontabilità attraverso l'attualità. L'intramontabile potere di Notre-Dame de Paris. Sono passati anni da quando Notre-Dame de Paris ha onorato l'Arena di Verona. Eppure, il suo impatto rimane. I temi esplorati nell'opera sono attuali oggi come lo erano allora. Ingiustizia sociale, pregiudizio e la ricerca di appartenenza. Questi problemi continuano a sfidarci. La musica di Cocciante, con la sua profondità emotiva, conferisce a questi temi un carattere senza tempo. L'opera ci ricorda che la connessione umana trascende il tempo e lo spazio, incoraggia l'empatia e la comprensione. Notre-Dame de Paris è la dimostrazione di come l'arte possa ispirare il cambiamento e stimolare il dialogo. La filosofia di Cocciante. Abbracciare l'unicità per un successo duraturo. Qual è il segreto di una carriera duratura come quella di Riccardo Cocciante? La risposta sta nel suo costante impegno per l'autenticità. Cocciante non ha mai avuto paura di essere diverso, di crearsi un proprio percorso. Questa individualità è alla base del suo successo. Incoraggia gli aspiranti artisti ad abbracciare la propria unicità, a resistere al conformismo e a rimanere fedeli alla propria visione. Si tratta di mettere il cuore e l'anima nel proprio lavoro, di assumersi dei rischi e di superare i propri limiti. Questo, secondo Cocciante, è la chiave per creare un'arte che risuoni nel tempo e superi la prova del tempo. Un invito a vivere la magia. Cocciante Live a Verona. L'Arena di Verona vi aspetta. 29 settembre. Una notte dedicata alla musica di Riccardo Cocciante. È la celebrazione di Anima, un album che ha toccato il cuore e continua ad ispirare. Ma è molto di più. È la celebrazione di una carriera all'insegna della passione, dell'autenticità e di una voce che parla all'anima. La musica di Cocciante trascende le generazioni. Ha il potere di trasportarti, di farti provare emozioni, di farti pensare. Questo concerto è un'opportunità per vivere in prima persona questa magia, per essere parte di una celebrazione collettiva di una musica.